lungo di 65 chilometri, Utaro, si jette a due passi di Gui, tra i gomoni di Lulmetto e di Azzara di Varo. Stallati in giro ai sponde di Uviumi, Antoine Bartoli, agricoltore vaccaggio, e Usoviolo Dumè, peguradio, sono due attori, due testimoni di avvetia tradizione agricola e pastorale di Savalle di Utaro. Antoine Bartoli, salute. Salute. Voi all'agricoltura, da lì, siete nato in Trento, potremmo dire. Io sono nato a Trento e sono cresciuto a Trento. Ah. E anche la vostra famiglia? Di tutta la mia famiglia, tutti i miei anziani erano tutti pastori e agricoltori. E di dove venivano? Noi volevamo da Pallega. E l'estate con Daime in su. Montanaime e l'inverno, a parte da settembre, falaime qui. Perché c'era la piana che produceva, perché in su montagna, buono. A parte i porchi, i capri e i castagni, c'era poco a fare qua. Salire con Pallega c'è sempre o siete più giusto qui a qua? Ma dopo stiamo qui qua, ma per esempio mio figliolo che ha preso la segua e anche i pecori, è montana tutti gli anni, non è tre mesi l'estate in su montagna, come non facevamo prima, avevamo una casetta e tutto, e stavamo 3-4 mesi in su. Quando vi dite, sono 50 anni, non so, 60 anni di agricoltura, quando vi dite l'evoluzione, che ne pensate di queste evoluzioni dell'agricoltura e della legna? Diciamo che a un certo momento la nostra agricoltura se ne andava a malore. E in annate, diciamo, a parte delle annate 70 e 80, quando noi abbiamo ripreso la Camera dell'Agricoltura, abbiamo dato un soffio nuovo all'agricoltura. E abbiamo messo molte strutture in piazza. E dopo si ritrova un poco, quindi non c'è piano in tutta la nostra avanti. E qua, se pochi anni, se pochi mesi, è più difficile. È un poco più difficile. Voilà. Perché c'è un affare in agricoltura. L'agricoltore è fatto per chi? L'agricoltore produce, per dare a mangiare la sua famiglia, per la sua famiglia e allo stesso tempo per che da adesso un po' di rapporto. A un certo momento, io personalmente dico che i primi hanno preso sopra a ciò che produceva l'agricoltore. Faccio che e a suo momento la nostra agricoltura ha fatto un passo indietro. Quindi io ho un consumo di una valle da Dio, d'agricoltura? Una valle da Dio, da verde a Massì, da un bucatore di fiume, c'è sempre stato che porchi, pecore, capri e vaccini. E quindi noi facevamo morte di piada prima. Sovenaini, granone, grano, vena, orzo, fagiolo. Avanti dai a tutto cosa fare. Antoine produceva di già appena di granone per la sua esploitazione personale. Ma dopo i 5 anni ha sviluppato l'attività e vende di no all'altro. Quando è sparito parecchi pastori, la gente si è messa a fare l'animale e aviato non faceva più nio. E io mi sono rimesso perché credo che è un bel travaglio in più, la terra è fatta per produrre granone, grane e tutto, quindi no, temo l'acqua, temo una ricchezza che uno su fiume, che per un momento non secca mai. Ho fatto una bella produzione di ranone, faccio poco preso 10 tonne all'ettaro. E Awa, a rileva, è assicurata da Dumè, che dà una mano a Osobap quando bisogno di c'è, e che cura di noi isopegori a Depo. A me i pecori piacciono di più. E la vita mi piace innanzi, mi siamo in anni tutti. Io preferisco i pecori e babbo li piace di più io anche. A me ognuno ha un suo coso, eh?
E come quindi, per esempio, mi piace più una donna bionda, una bionda nera. Ma è che a me mi piace di niente.